E festa grande allo stadium, lì dove la Juventus vince, anzi travolge il Frosinone, una Juventus a valanga che passa ai quarti di finale di Coppa Italia contro la Salernitana, che ci aveva provato a mettere in difficoltà la Juventus quando nel primo tempo, anzi nei primissimi minuti del primo tempo, quando Gatti fa un erroraccio clamoroso che quasi ci ricorda il Gatti versione Sassuolo-Juventus, quello che praticamente si faceva gol da solo. E questo che cos'è? È un segnale forte della Juventus, dopo il gol subito proprio da proprio nei primissimi minuti dalla Salernitana, ecco che a valanga si getta contro un avversario che poi non può nulla, che viene semplicemente travolto da una Juventus che non sembra quella di Allegri, diciamoci la verità, perché la Juventus che è pareggia, poi fa il 2-1 e non si rintana in difesa, anzi è una Juventus propositiva, una Juventus che vuole fare tanti gol, è una Juventus che crede di poter fare tanti gol e infatti ne fa 6, voglio dire, una squadra che riesce a fare 6 gol in una partita non capitava da chissà quanto tempo, mette in luce i suoi giovani, soprattutto Kenan Yıldız, e ci arriviamo a Kenan Yıldız che è entrato nel secondo tempo e ha fatto praticamente un gol e mezzo, ma il secondo è semplicemente straordinario, però una Juventus che convince a pieno con un Chiesa straripante che nel primo tempo fa tutto quello che vuole, con un Cambiaso che da esterno sinistro continua a dare delle soddisfazioni immense a Massimiliano Allegri, sta facendo un campionato eccezionale, fa l'assist per il primo gol, quello di Miretti, si sblocca anche Miretti, ottima notizia, fa gol per il secondo gol al 35esimo con una bella giocata su calcio piazzato, insomma, poi a valanga succede tutto il resto. Poi, cosa succede? Nel secondo tempo entra Kenan Yıldız per pochi minuti e travolge la partita. Causa di fatto un autogol dalla Salernitana, ma soprattutto quel quinto gol. Una gemma clamorosa, ci fa capire tra le mani quanto c'è di bello tra le mani della vecchia signora Juventus. Ha trovato un gioiello puro, davvero da tenere e assolutamente far crescere alla grande. Poi arriva anche il gol di Weah, insomma è festa grande alla Juventus che può festeggiare questo accesso ai quarti di finale, lì dove andrà a sfidare proprio il Frosinone. Di fatto non dico strada spianata per la Juventus per quanto riguarda la semifinale di Coppa Italia, però diciamo che il calendario è particolarmente agevole fino ad ora per la Juventus, che tra l'altro gioca sempre in casa. Allora una Juventus che continuerà con questa striscia positiva anche in campionato, lì dove incontrerà proprio sabato sera la Salernitana, questa volta fuori casa, ma la Salernitana che oggi aveva, è vero, tante riserve, ma bisogna dire, è stata letteralmente travolta la Juventus. E allora, che voti date a questa Juventus? Chi è stato il migliore in campo? Io personalmente vi dico che il migliore in campo continua a darlo a Kenan Yıldız, perché in teoria dovrei darlo a Cambiaso. Forse uno tra Cambiaso e Chiesa, perché la partita secondo me l'hanno sbloccata evidentemente loro, però di fronte a un talento del genere che entra con così tanta facilità, fa un gol del genere, è un quasi gol con l'autogol della Salernitana, insomma non posso che dargli il premio migliore in campo, e quindi migliore in campo assolutamente Kenan Yıldız per questo roboante 6-1 della Juventus contro la Salernitana.